Vicenza è inondata da suoni, colori, profumi indiani. La comunità dei Sikh oggi è in festa. Circa 200 persone arrivate da tutta Italia si sono radunate a San Lazzaro per dare vita ad una processione religiosa che si è diretta verso il centro storico. Oggi c'è una festa che facciamo il nostro libro sacro che gira nella via della città, si chiama Nagar Kirtan. Allora tutti i fedeli Sikh corrono indietro dietro il palco dove c'è la guru, ci sono davanti cinque persone che si chiama cinque Panj Pyare. Allora così va nella città, come un rispetto, come un re. Quando va nella città allora la pubblica viene a salutare. 13 aprile 1699, nato mia religione, mio Dio Guru Gobind Singh, nato turbante, dare cinque simboli. I simboli che contraddistinguono i Sikh sono i capelli non tagliati coperti dai turbanti, il pettine di legno, il pugnale, il braccialetto metallico e un particolare indumento intimo. La comunità molto nutrita nel Vicentino, occupata principalmente nel settore della concia, festeggia anche il ritorno delle cerimonie in pubblico dopo 2 anni di lockdown dovuto alla pandemia. Noi troviamo bene sempre in Veneto perché il governo Italia tira avanti a noi anche quando le nostre feste dà permesso. Per fortuna che dopo 2 anni Italia è ripartito, anche le nostre feste sono ripartite. A Vicenza sono quasi, oggi vengono quasi 5.000 o anche di più. Comunque in tutto Veneto sono più di 10.000 indiani che anche sono sikhismi, anche sono di altre religioni che qua vengono quasi tutti oggi. Il nostro paese è Punjab perché tutti la maggior parte dei Sikh abitano nella regione di Punjab. Nell'occasione la comunità ha voluto ribadire anche l'intenzione di indire un referendum per chiedere l'indipendenza del Punjab. A precedere il corteo una polizia rituale della strada per far largo al baldacchino fiorito, scortato da spade e lance, che ospita l'Adi, il libro sacro Sikh. Noi crediamo libro sacro, e che per noi è un guru vivente, e crediamo la parola, non crediamo alla persona. Allora parola che ti puoi giungere al Dio.